Vengo subito, ma prima Giancarlo Codrignani. No, ma dai. Oh, dai. No, volevo dire, una lezione come questa si poteva farla 25 anni fa, si sarebbe salvato qualcosa. Oggi è una fatica in più che tocca alle generazioni più giovani, che hanno dietro non certamente il meglio. Hanno delle responsabilità trasferite, perché tutto quello che è stato detto, io ricordo alla fine degli anni 70 Massimo Severo Giannini sulla riforma della pubblica amministrazione aveva fatto interventi molto scomodi che sono arrivati in Parlamento, furono rimossi perché scomodi, perché siamo fatti così. Allora c'è il discorso dell'italiano che è ancora lì e quindi ce lo teniamo perché nel 1861 improvvisamente avevamo tutti le stesse leggi, mentre prima per andare da Bologna a Modena avevi il passaporto, quando arrivavi alla frontiera se eri un commerciante avevi anche la bustarella per chi aveva altre leggi dall'altra parte. Quindi costumi, abbiamo avuto la sventura di incrociare la prima guerra mondiale, di andare dentro il fascismo, di avere una seconda guerra mondiale, non siamo giustificati, però queste cose si capiscono. Si capisce anche che il ceto politico abbia fatto quello che poteva, non si capisce che non si sia andato dentro la responsabilità dei problemi. Dietro tutto quello che è stato detto, che non si possono dire tante cose in aggiunta, ma vorrei confortare i più giovani che la fatica è più grande perché ormai siamo obbligati dalla storia che sta andando avanti e ci ridà una visione altra delle cose e devi andarci dentro per forza. Non so come farà il sindacato a salvarsi, visto e considerato che sono più di 20 anni che abbiamo la robotizzazione, che sappiamo che le nuove tecnologie possono espellere forza lavoro a tutto andare, non hanno messo neanche in sicurezza la figura del precario, continuando a chiamarlo precario, che magari si poteva trovare un'altra definizione, e dare diritti e doveri, regole e così via. Non è stato fatto, il mondo va avanti lo stesso. Quindi la fatica è maggiore perché il mondo si è fatto più complesso. Però io trovo sempre qualcuno che va a litigare su chi è di sinistra, chi è più a sinistra, chi è meno a sinistra, chi è di destra. Tutti i problemi che sono stati centrati oggi sono problemi reali, di cui ciascuno deve farsi carico con senso di responsabilità e rimeditare sul fatto che sono 50 anni che non ragioniamo cosa vuol dire essere di sinistra. Te hai letto Gramsci, va bene, però oggi il mondo è un altro. Allora, siccome il mondo cambia da solo e cambia anche nelle forme più pragmatiche, c'è stato Shanghai l'altro giorno, il Fondo Monetario è venuto giù dal vero dopo essere andato avanti per anni sulla neocapitalizzazione, tutte le forme che si sono adeguate dalla parte della Lehman Brothers anche quando fallisce e così via. Adesso hanno sbattuto anche loro la testa contro il muro, quindi oggi ti fanno le proposte vagamente keynesiane. Oggi proprio rispetto a 2 mesi fa. Perché? Perché le cose vanno avanti da sole. Allora io credo che bisogna rimettersi a discutere su tante cose, con coraggio, senza certamente assumersi la responsabilità del passato, ma senza reverenza, per andare avanti, perché il mondo sta cambiando e c'è un gran bisogno di dargli forza, non di subirlo. Quindi la speranza è questa, la speranza è quella di ricominciare a pensare, perché anche nell'ambito politico, per la verità, si è studiato pochino. Quindi, un po' questo. Ma sono brevissima perché la prima è un'osservazione, la seconda è una domanda.
domanda. L'osservazione riguarda l'accanimento nei confronti di una politica che in realtà è molto debole, e invece il non accorgersi che il vero potere ce l'ha in mano uno strapotere dell'amministrazione, che è spesso opaca, quella centrale, quella romana, opaca, strapotente, che agisce in modo assolutamente incomprensibile, però ecco. Quindi l'indebolimento, anche a causa dell'accanimento, dell'indebolimento della politica, anche a causa dell'accanimento, credo spesso ingiustificato, non ha fatto altro che mantenere intatto lo strapotere della pubblica amministrazione. Questa è l'osservazione che mi sembra di poter fare a partire da quello che conosco. La seconda invece è una domanda. Abbiamo vissuto negli anni 90 con Bassanini un tentativo di riforma che andava proprio nella direzione almeno di alcuni aspetti che lei ha citato prima, e mi ricordo che quanto abbiamo creduto a questo cambiamento, la responsabilizzazione della dirigenza, la Regione Emilia-Romagna costituì una scuola di formazione della pubblica amministrazione con sede a Modena, con una società insieme con Olivetti, ci facevo parte, fece la riforma dei sistemi di selezione, dei concorsi. Io poi non mi ricordo più come andò a finire. La scuola o le scuole Bassanini? Tutto. Sì, diciamo la stagione Bassanini, ecco, che di cui mi ricordo questi aspetti, a cui tra l'altro ho collaborato, però non mi ricordo più come è andata a finire e perché è andata, sicuramente è andata a finire, ma non so perché. Ecco, grazie. Buono anche questo, è una ottima domanda. Dunque.